All'attacco! Dovremmo avere qualche minuto prima del suo arrivo. Oh, ci sto proprio sopra! Sbarra la porta! Fatto! Bella la vita nei fondali marini. Gli abitanti di Bikini Bottom sembrano davvero spassarsela. Merito di SpongeBob, la spugna marina più famosa del mondo, e dei suoi Krabby Patty, i deliziosi panini che fanno impazzire le creature del mare. Un giorno però la misteriosa ricetta dei Krabby Patty scompare dalla cassaforte e SpongeBob, insieme ai suoi amici, è costretta ad affrontare un viaggio attraverso lo spazio ed il tempo per poter combattere il diabolico pirata Barba Burger. Oh! Ma che razza di posto è questo? Nata dalla penna del biologo marino e disegnatore Steven Hillenburg, la buffa spugna gialla con i pantaloni quadrati è protagonista di una delle serie animate più fortunate degli ultimi anni. Merito del suo temperamento ingenuo ed ottimista, al punto da ignorare ogni pericolo e finire per cacciarsi sempre nei guai. Merito dei personaggi di contorno, dalla stella marina Patrick fino al capitalista Mr. Krabs ed il terribile Plankton. Merito soprattutto del fascino che il mondo marino ha esercitato da sempre nell'immaginario di grandi e piccini. Io non ho file, forse in pie, so camminar e so ballare. Era il lontano 1940, quando Walt Disney trasformò il capolavoro di Carlo Collò di Pinocchio nel delizioso film, primo cartone animato ad ottenere un premio Oscar, che racconta le avventure del burattino più famoso del mondo tra gli uomini in carne ed ossa, buoni e cattivi. Anche Pinocchio si avventurava nelle profondità marine, finiva inghiottito dalle fauci della terribile balena, ritrovando finalmente il suo papà, Geppetto. Indimenticabile la versione cinematografica di Comencini. Pinocchio, cosa fai lì? Quando ti dormi, ci vengo sempre qua. Nel 1989 il genio di Walt Disney trasformava un altro capolavoro della letteratura d'infanzia, La Sirenetta di Andersen, in un film di animazione, ottenendo l'incasso record di 211 milioni di dollari. C'è la principessa Ariel, sole ed annoiata, irresistibilmente attratta dal mondo fuori dall'acqua, che nonostante gli avvertimenti del padre, il re Tritone finirà per sposare il principe Eric, trasformandosi in una bellissima fanciulla. In fondo al mare nessuno ci frigge o ci cucina in fricassea. Nel 2003 è la volta di Nemo, anche questo campione di incassi, un piccolo pesce pagliaccio affetto da una malformazione ma curioso e temerario, al punto che, per sfuggire alle premure di un padre troppo apprensivo, finisce catturato da un dentista australiano collezionista di pesci tropicali. Sarà proprio Marlin, il padre, ad aiutare Nemo a ritornare a casa tra gli anemoni della barriera corallina. Dai papà, è ora di andare a scuola! Spazzolarsi. E adesso è la volta di SpongeBob, la mitica spugna marina più simpatica degli oceani, a farci divertire con le sue incredibili avventure dentro e fuori dall'acqua. Riuscirà a farla franca dalle grinfie dell'astuto Barba Burger, il terribile pirata interpretato, pensate, dal mitico Antonio Banderas? Si mette male.